Direi che abbiamo anche aspettato abbastanza, eh? Che ne dite? Buonasera, bella gente! Non so se si capisce dalla mia voce, ma sono assolutamente stanco e ho praticamente soltanto il treno negli occhi, cioè sento nelle orecchie ancora il rimbombo del treno, sento nella testa proprio le vibrazioni del treno, cioè non so voi, ma veramente... Faccio i miei più sentiti complimenti a chiunque riesca effettivamente a resistere 10 ore avanti e indietro su un treno, anche soltanto per la qualunque, davvero. Intanto buonasera Cookie, è stato bello vederti a zero lag oggi, eh. Sono proprio contento, guarda, sono proprio contento Cookie, ma proprio tanto tanto. Mamma mia, allora, da dove comincio? Io onestamente avevo quasi paura di non farcela oggi a fare una live, perché sembrava veramente che andasse tutto contro di me. E oggi ho dovuto fare un lavoro che poi si è rivelato fondamentalmente una mezza cazzata, diciamo così, perché era semplicemente che dovevo andare in una stazione, poi uscire da quella stazione, fare una commissione veloce veloce e poi tornare indietro. E è successo che alla fine ho finito letteralmente a pochi minuti, cioè a pochi minuti dopo l'inizio del... No, neanche, perché sono arrivato proprio quando era appena cominciato lo sciopero dei treni. Non so se l'avete letto, soprattutto sui giornali, che c'è stato questo sciopero nazionale in cui i controllori fondamentalmente si mettevano in segno di protesta, si mettevano fuori dai treni o comunque facevano rallentare proprio la circolazione o cancellavano addirittura treni in punto in bianco per dimostrare un'emergenza che riguarda loro, cioè quella che effettivamente vengono aggrediti 1, 2 per 3, ci sono state delle aggressioni soprattutto durante il mese di luglio-agosto abbastanza gravi, che hanno comportato anche a una riduzione del personale da quello che ho capito, e tutto collegato poi anche al fatto comunque della qualità dei treni e soprattutto della qualità dei viaggi. Diciamo che è un miscuglio, diciamo così. Ciao Schloven, buonasera, qui che ci sono gli streamer belli? No, sono Patrick, non sono streamer belli. Pazienza, questo sarà un meme che mi porterà presso vita natural durante, quindi... Che bello vederti Schloven, bello vederti anche, bello vedere anche la Cookie, e sono felice che ci sia un po' di gente questa sera, perché davvero ho proprio voglia di parlare con un bel po' di gente oggi, che è davvero passato letteralmente 10 ore avanti indietro su un treno. Anzi, facciamo che andiamo direttamente in Just Chatting, così almeno ci facciamo quattro chiacchiere prima di cominciare a giocare, eh? Che ne dite?
rimasti? Dove eravamo rimasti? Fondamentalmente io ho fatto questo... Ah, ok, ciao Patrick. Vuoi dire a Crono che è un cretino? Epic Cookie Bubble... Ok, Epic Cookie dice... Io nel mentre sono su Splatoon 3 e se non ti offendi... Sì, sì, vabbè, non ti preoccupare, cioè... Anche se mi tieni sottofondo mi fa più che piacere, vuol dire che comunque faccio compagnia, sono un po' come la televisione di una volta, insomma, quella che ti entrava in casa in punta di piedi e ti faceva compagnia senza quelle urla, quei programmi forzosamente strappalacrime, insomma. Mi concentra la tua voce, oh, ma dai, ma che bel complimento. Oggi poi tra l'altro ho ricevuto un altro complimento bellissimo da Nickord, che mi ha detto, che non so se ovviamente parlo a chi è in, ovviamente chi guarderà la live che non c'ha, che non è magari nel gruppo Telegram, che vi consiglio anche di seguire, fra parentesi, che lo potete trovare a questo indirizzo. E ed abbiamo fatto questo sondaggio su quale gioco portare, quale gioco d'avventura portare dopo The Dig, e ha vinto praticamente Back to the Future, ma soltanto perché era... perché era praticamente a pari merito con Beneath a Steel Sky. E sono rimasto colpito dal fatto che ho deciso di portare entrambi, prima Back to the Future e poi Beneath a Steel Sky, e Nickord mi ha detto una frase che secondo me riassume bene o male quello che voglio fare con questo tipo di stream, che è appunto il fatto che dice: guarda, a me i giochi della Telltale non sono mai piaciuti più di tanto, però sinceramente tu sei interessante, sei anche divertente, quindi io ci posso dare anche un'occhiata. E questo penso che sia una delle cose più belle che ci si possa mai sentir dire, perché comunque vuol dire che si può rendere interessante anche la cosa che meno è effettivamente interessante sotto un certo aspetto, perché comunque è una persona a cui non piacciono tanto le avventure di un determinato tipo di casa produttrice che di punto in bianco trova un interesse perché lo stai portando tu o perché lo sta portando una persona, uno streamer che effettivamente ti piace come si presenta, come fa ridere, eccetera, e ripaga tantissimo lo sforzo, veramente. Anche perché comunque, soprattutto dopo una giornata così, passata praticamente a bestemmiare come un dannato su questo treno che salta, eccetera, su treni che saltano, treni comunque che dovrebbero essere considerati effettivamente salvi, ma che invece poi vengono cancellati all'improvviso perché ma non possiamo più garantire nulla, cioè dice veramente tanto. E sono stracontento di avere veramente gente che anche, che sono adesso le 21:16 alle 21:16 si sintonizzano su questo canale, anche se siete in due o tre non mi importa, cioè è proprio il calore che emanate che è più importante, davvero. Shloven, io oggi sono più salty del solito, non so se succede domani, ma se succede qualcosa andrà a fare dita media a tutte. Beh, io non mi ricordo chi è che lo diceva, forse Marilyn Manson, che diceva: non sono nato con un numero sufficiente di dita medie. Verrei in mezzo, che poi tra l'altro abbiamo parlato anche l'altra volta. E quella era una frase che si trova in... com'era? Irresponsible Hate Anthem, che sta in proprio in Antichrist Superstar, fra parentesi, se non ricordo male. Potrei ricordare male perché da un po' che non ascolto Marilyn Manson, specialmente dopo le accuse, quindi... Ma non è che abbia mai ascoltato più di tanto Marilyn Manson, fra parentesi. Cosa random? Una tipa, censura in tipo Macron o sa chi, mi ha chiesto di fare lei versus me quando su Splatoon 2 non voleva giocare con me perché ero troppo forte. Beh, allora, boom, cestina immediatamente, cioè, perché adesso che c'è Splatoon 3 ti deve assolutamente mettersi a cercare quando poteva farlo direttamente già ai tempi di Splatoon 2, eh? Dove era Gondor quando io facevo le battaglie a Splatoon 2, eh? Dove era Gondor? Vogliamo chiamare questa persona... Vogliamo parlare a questa persona Gondor, la chiamiamo Gondor, che ne dici, Cookie? Così almeno mantengo la mia quota di citazioni letterarie finissime che piacciono a tutti. Dice: Madonna, i tifosi italiani sono quel segno che arriva subito dopo il mio. Davvero, in che senso, Shloven? In che senso? Non potete capire quanto è delizioso il gusto, anche solo il gusto dell'acqua naturale quando la apri, che sei tornato a casa dopo una giornata sotto al sole.
E sotto praticamente che hai sudato 7000 camici, puzzi come un caprone, ma arrivi finalmente a casa, bevi l'acqua e ti senti minchia, senti veramente in paradiso. Meno male, perché davvero questa giornata è stata, chiamiamola Night, dato che è un suo vecchio nome. No vabbè, ma non facciamo nomi, dai, meglio Gondor, dai, perché così almeno possiamo mantenere il meme, che poi è un meme carino, dai, dov'era Gondor. Allora, parlando invece di altre cose, mi ha fatto uscire e rientrare a caso. Ah, vedi, è Gondor, è il potere di Gondor, effettivamente, dai. Parliamo invece di qualcosa di... vabbè, Gondor mi sta dicendo di andare in lobby. No, vabbè, saluta. Saluta, digli che c'è la live, c'è la mia live che è più importante. Come si gestina gentilmente dicendo c'ho da fare? C'ho da fare, cioè... È la cosa più clemente e docile che tu possa dire a una persona. C'ho da fare, abbi pazienza. Ho altro da fare. Appena posso, ti raggiungo. E poi è la cosa più triste che si possa fare. Mi sento in colpa solo a pensarlo. Ma no, ma... qualche live fa, non mi ricordo adesso, però... Forse non ne ho parlato magari in live, ma... magari non nello specifico, però ne ho parlato magari in generale, così tanto per... Per fare due chiacchiere. Tecnicamente parlando, non ci si dovrebbe sentire in colpa nel momento in cui si dice a una persona a cui noi diamo, a cui stiamo cercando di dare affetto a modo nostro, ma che non ci ricambia, o che comunque come si dice, anche comunque ha un forte disinteresse nei nostri confronti, o magari, ecco, ha un atteggiamento assolutamente tossico nei nostri confronti. Non ci si dovrebbe sentire assolutamente in colpa nel dire no, non voglio fare nulla con te adesso, e limitare assolutamente l'esposizione a questa persona. Questo ovviamente parlo ovviamente a livello generale, quindi non posso assolutamente ergermi a giudice supremo della faccenda. Però se in alcuni casi ci si sente che non si ha voglia di parlare con qualcuno, che magari è anche una persona con cui abbiamo voglia sempre volentieri di parlare, di scambiare quattro chiacchiere, tutto quello che si vuole, però se in quei giorni magari non ce la si sente perché si sta male a livello di testa, a livello di cuore, a livello di qualunque cosa, basta semplicemente dire guarda, non ti offendere caro, però io non ho proprio voglia di parlare, non te la prendere, non ce l'ho con te, però... Questo è il caso ovviamente in cui si ha a che fare con una persona che effettivamente vale nella nostra vita, quindi... Ma è una questione anche poi di... È una questione di amor proprio. Si inizia a provare amor proprio nel momento in cui si inizia a delineare effettivamente quali sono i paletti per la vita di tutto, insomma. Quali sono i propri paletti, quali sono i paletti degli altri, e mettere, insomma... Reciproco rispetto, chiedo scusa ma mi si è impappinata un attimino la lingua e la bocca. Allora, che se hanno un avversario devono per forza buttare me, non sanno limitarsi a tifare per la loro squadra, no, quelli sono raccomandati, quelli sono così, ma pro caridati. Non ho capito cosa sia quella esclamazione, ma penso che deve essere tipo una di quelle bestemmie stealth che provengono direttamente dalla notte dei tempi greci, quindi... Been there, done that. Ci ho fatto la casa in questi casi, Crony. Questo mi dispiace. Però ecco, tu non sei una persona... non sei una persona che bisogna evitare, anzi, al contrario. Cioè, non penso che qualcuno qui in chat sia una persona da evitare. Cioè, non penso questo, assolutamente. Però non sopporto quando non me lo dicono. Ma che ti costa dirlo poi? Cioè, ma infatti sì. Pro caridadi, che ne so io, che ne so io, il sardo, c'è una mia amica che ha origini sarde e catanesi, se non ricordo male, quindi è per metà sarda, per metà calabrese, e, se non ricordo male, e, mi pare che tipo anche lei... Mi ha insegnato tipo saluri e trigu, che è tipo un saluto da arrivederci, che dice o da arrivederci oppure per quando ci si vede, che significa salute e buon grano, tipo qualcosa del genere. Catania in Sicilia, te l'ho detto, io c'avevo 4 a geografia. Catania in Sicilia, c'hai ragione, che a me viene in mente, che purtroppo per fortuna l'unica città che mi viene in mente per la Sicilia è sicuramente Palermo, più che altro perché c'è
quel film che dice Palermo, Milano, solo andata. Cioè, ve lo ricordate quel film? C'era tipo... Chi è che c'era? C'era Raul Bova, addirittura, c'era Massimo Giannini, che era tipo il film... Era tipo il film che era... tipo, era la storia, per esempio, di quello che erano le la situazione italiana contro la mafia, cioè tipo, qualcuno che doveva essere scortato da Palermo fino a Milano per fare questo... per fare tipo questo processo. Adesso non mi ricordo, non mi ricordo anche perché... uno, non l'ho visto più di tanto, e due, era una di quelle produzioni che erano state ultra pubblicizzate perché è un film sulla mafia, regà, dovete andarla a vedere. Poi ovviamente si va a vedere, era, cioè, era il classico filmetto che veniva distribuito tanto per fare numero, insomma, diciamo così. Vabbè, state parlando con uno che ad ottobre doveva andare in Estonia, era convinto ci volesse il passaporto. Ma lo sai che capita anche a me ogni tanto, tipo, dice, ma secondo te avrò, secondo me avrò bisogno di andare tipo col passaporto da qualche parte, perché è talmente tanto, è talmente tanto, io a volte ragiono ancora come se fossi tipo negli anni 80-90, anche se io effettivamente ero un ragazzino, che tipo ancora non c'era l'Unione Europea, o comunque è arrivata soltanto dopo con i trattati di Maastricht, cioè è soltanto dopo nella mia vita, in quel senso, cioè, perché comunque ho cominciato a vedere gli effetti soltanto dal 99 in poi, e va detto che comunque tipo con i trattati di Maastricht, con l'apertura con l'apertura dei confini eccetera eccetera, quindi con l'istituzione dell'area europea comune, in Bielorussia assolutamente ci vuole, no, per carità, in Bielorussia sì, perché Bielorussia, vabbè, ma stiamo parlando comunque di Bielorussia, che hanno, cioè la Bielorussia c'ha una storia che li accomuna comunque a quelle, che la accomuna comunque a quelle degli stati satelliti della stati satelliti dell'Unione Sovietica, per carità, però ecco, per la mia preferita basta vedere il mio Nick. Chi è Nick? Presentaci questo Nick. Chi è questo Nick Schlover? Eh? Chi è che mi... Chi è che mi sta nascondendo, Schlover? Eh? Ti vedo, eh? No. Ma va detto che comunque sono... Parlavamo di bandiere. Le famose bandiere. Nel senso che abbiamo praticamente vietato delle ere specifiche della storia da parlare, tipo da questo momento in poi è vietato parlare tipo dell'era giurassica, del triassico, tipo non, è vietato parlare dell'era moderna perché ci dà fastidio, il ban di ere. Benvenuti nello stream di Cronomaestro, dove battute di questo tipo capitano ogni sera. Parliamo in realtà di un'altra cosa, e prima di tutto parliamo dell'elefante nella stanza. Flagra siscri in pieri vilico liepen. Allora, la bandiera dell'impero russo, perché rassisco in questo caso è aggettivo del russo, cioè russo nel senso di Russia. E Andrea Lucchetta, esci da questo stream. per le battute che faccio. È che mi manca però il taglio a attacco. Ve lo ricordate il taglio di Andrea Lucchetta, cazzo? Quanto cazzo era strano quel taglio di capelli? Onestamente, quanto cazzo era strano? Se sembrava veramente un tacco di quelli che metti sotto la porta per evitare che si apra quando c'è vento. Ce l'ha ancora? Quanti anni c'ha? Quanti anni c'ha Andrea Lucchetta? Quanti anni c'ha Andrea Lucchetta e ancora porta quel taglio? Non sapevo sapessi il russo. Здравствуйте, что делать? Здравствуйте, Куки. Как тебя дела? Как тебя зовут? Like, dai, cioè, qualcosina di russo. Io qualcosina di russo l'ho studiata, dai. Куки! Ah, oh, io ti voglio più tuo. 60 giusti. Picchia! 60 anni ancora c'è quel taglio di capelli! Cioè, fedele alla linea più dei CCCP, cazzo! Cioè, sei più fedele alla linea dei CCCP! Cioè, 60 anni! 60 anni, minchia! Cioè, davvero, tanto di cappello! Tanto di cappello. Di capelli, tecnicamente di capelli. Come ti amo, Cookie! Ti piace più tu, sistra? Moia sistra? Ci sposiamo, la madonna!
E la Madonna, ci sposiamo. Ma io sono uccel di bosco, lo sai benissimo. Tanto di capello. Minchia, tanto di capello come Fabio. Benvenuti nelle stream di Crono Maestro, dove le battute sportive si fermano al 1996, punto. Anzi, neanche al 2002, probabilmente. Mi state interrompendo qualcosa? No, no, anzi. Prego, prego, cioè. Tanto dovremmo mandare tutti gli inviti, quindi tecnicamente ci serve qualcuno con cui parlare. Allora, parliamo invece dell'elefante nella stanza. Un attimino, momento serietà. Momento serietà. Allora, ho appena finito di dire momento serietà e arriva la Cookie col miau. Vabbè, grazie Cookie, ti voglio bene anch'io. Allora, parliamo dell'elefante nella stanza. È una cosa che, onestamente, non vorrei parlare più di tanto nell'aspetto suo. Ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Non è tanto una cosa che volevo parlare nello specifico, perché comunque viene parlato, ne parlano praticamente tutti i giornali e da un giorno praticamente che ne parlano tutti i giornali, una cosa epocale. Parlano del fatto che, a rigor di logica, se le bufale non stanno circolando, la PlayStation 5 aumenterà di 50 euro. Volevi! Pensavi che parlassi di quella roba? Invece sì, ne parlo. È morta la regina d'Inghilterra, morta Elisabetta II. Morta Elisabetta II all'età di 96 anni. Complimenti, davvero. 96 anni, di cui 70, giusto? Passati a regnare, fra parentesi, se non ricordo male. E allora, non parlerò... Non voglio parlare della vita di Elisabetta II, perché è una figura storica come tale... Ha le sue luci e le sue ombre, di cui effettivamente non... onestamente non ho gli strumenti per poterne parlare in maniera approfondita, e soprattutto non è questo l'ambito per parlarne, onestamente parlando. Perché comunque, sì, ok, possiamo parlare di tutto in questa chat, possiamo parlare di tutto in questi stream, però... quando una cosa ha una certa statura, quando una persona ha una certa statura, che sia nel bene che sia nel male, comunque proietta un'ombra molto grande... Ed è difficile mantenere la luce accesa su tantissimi aspetti. Quindi il lume della razionalità, per il momento, cerchiamo di non puntarlo in una situazione del genere. Però vorrei sottolineare un aspetto che mi ha colpito tantissimo, anzi due aspetti nello specifico. Facciamo un attimino un passo indietro e arriviamo al momento in cui hanno iniziato a circolare praticamente le voci della possibile dipartita dalla regina Elisabetta. E... c'è stato una conferma continua, diciamo così, di quello che è il triste modus operandi di quello che è non tanto il giornalismo, che noi ne abbiamo parlato anche nella stream precedente, quanto piuttosto della logica imperante attualmente, di quella del lasciare praticamente la persona in cerca di notizie o comunque di informazioni a bocca asciutta, offrendogli sempre di meno, in modo tale da avere fame poi per qualcosa di più importante, di quello che viene considerato importante. Questo viene chiamato praticamente FOMO, F-O-M-O. È un acronimo che viene dall'inglese, non so se lo conoscete, che significa Fear of Missing Out, cioè paura di restare tagliati fuori. Essenzialmente cosa succede? Nel momento in cui c'è qualche cosa che irrompe nella quotidianità, nella tranquillità del quotidiano, diciamo così, o nella quotidiana tranquillità, o nella tranquilla quotidianità, insomma, e cerchiamo di avere più informazioni possibili su quello che effettivamente dovrebbe essere... dovrebbe essere sottoposto al nostro giudizio per valutare effettivamente le dimensioni del caos che potrebbe andare a creare in un certo modo, no? In un certo senso, cioè, per intenderci, se un giorno dovreste scoprire che una persona che voi conoscete da tanto tempo di punto in bianco si ritrova sposata con qualcuno che non avete mai conosciuto, però ha sempre tenuto nascosto, ci rimanete un attimino male, insomma, perché comunque dite, ma non mi ha mai detto nulla di tutto questo.
Questa è una logica che si può trovare tranquillamente anche su Facebook, per esempio. Se voi avete ancora Facebook, io non ho più Facebook da ottobre del 2019, dal 13 di ottobre del 2019, e avete sicuramente notato che Facebook ha questa tendenza nel darvi una notifica del tipo: ehi, questa persona ha postato questo commento, ha scritto questo commento sotto questa pagina, sotto questa persona, vai a leggere. Cioè, c'è questa idea che tu ti stia perdendo qualche cosa di importante, no? E tantissimi social ci marciano sopra su una cosa del genere, perché è il modo in cui effettivamente si può guadagnare in maniera anche spesso truffaldina o fraudolenta, ma anche dolorosa nei confronti di chi viene sottoposto a questa cosa, che è, che ne so, che dice... Che praticamente fai in modo di ottenere l'attenzione di quella persona perché vuoi vedere fin dove riesce ad arrivare. Ed è una cosa che spesso e volentieri lo fanno perché vogliono vedere quante persone poi effettivamente diventano fedeli a quello che viene raccontato, no? E nel momento in cui c'è una potenziale assenza di notizie, o comunque una potenziale assenza di fatti a corroborare quella che è l'ipotesi principale, devo staccare perché il mio cellulare non regge. Ci ritornerò dopo. Buona live, Crono. Grazie, Cookie. Grazie di essere passata. E un saluto a tutti. Dai, ci vediamo dopo. Tanto comunque faccio giusto questa discussione un attimino così veloce, ma poi ci mettiamo anche a giocare. Prima di cosa succede? Nel momento in cui c'è una assenza, comunque c'è un vuoto prima di quello che è il grande annuncio, e si cerca sempre di dare dei dettagli che magari non c'entrano niente con quello che sta per accadere, con quello che poi è la conferma, insomma, dei fatti, ma serve semplicemente a creare aspettativa su quello che è l'annuncio finale, in modo tale da poter creare uno stuolo, diciamo così, di interessati, che in realtà non sono veramente interessati, se ne andiamo a vedere, ma sono soltanto impauriti, sono soltanto guidati praticamente alla paura di restare tagliati fuori da quello che è un evento più che eccezionale, non so se mi spiego, o comunque qualche cosa che poi effettivamente non ha tutto questo peso, se andiamo a vedere, perché magari è stato imposto come peso, perché vuoi dalla storia, vuoi da un sistema di mass media, o comunque da quello che è stato deciso al posto tuo, che debba essere considerato buono o cattivo, o cosa del genere, insomma, è un discorso bello lungo, no? Però... per dare un'idea di quello che sto dicendo, basterebbe pensare a quello che è successo a Natale del 2020. Voi vi ricorderete che c'è stata questa cosa del... praticamente si doveva decidere che cosa fare della popolazione italiana, soprattutto per quanto riguarda le festività, no? E per una settimana, giusta, praticamente sono andati avanti a dire che ci sarebbe stato un giorno specifico in cui il governo si sarebbe riunito per decidere il da farsi su quali misure prendere, che cosa fare per contrastare i contagi da Covid, e non passava giorno in cui la combinazione di... Scusate se mi scarisco parecchio la gola, ma ce l'ho abbastanza secca in questo momento. C'era la combinazione fra post dedicati alla conta dei contagi e dei deceduti per via del Covid, il fatto che comunque ci fosse una continua pubblicazione proprio serrata di nuove varianti Covid, o comunque è stata scoperta una nuova variante, oppure c'erano delle anticipazioni che venivano spacciate come retroscena, quando in realtà erano soltanto tipo delle elaborazioni, supposizioni su quanto effettivamente era emerso, che poi erano ulteriori elaborazioni su cose che effettivamente non avevano ancora, per il momento non avevano ancora fondamento all'epoca, ma erano tutte piccole briciole, diciamo così, che hanno portato pian piano a considerare quel giorno in cui si sarebbero riuniti per fare per decidere appunto le restrizioni per Natale 2020 come una sorta di appuntamento proprio in sindacato, un po' come, non so se voi siete stati tipo, se non so che tipo di infanzia avete avuto, e mi auguro che sia stata buona l'infanzia, però avete presente quando voi facevate delle marachelle
e la madre, e vostra madre o vostro padre vi dice aspetta quando arrivo, quando torna l'altro genitore, e per perché così poi ti fa la ramanzina. Ecco, quel tipo di appuntamento aveva quello specifico significato, cioè praticamente bisognava aspettare la punizione o comunque qualcosa di importante affinché si potesse avere praticamente l'attenzione suprema, cioè aspettare la sentenza in un certo senso. E quindi c'era una sorta di cioè è un'attenzione quasi perversa se ci pensiamo, perché comunque si tende di più a pensare a quello che è la punizione piuttosto che quello che ha portato poi a quel tipo di mentalità. Ecco, poi è successo che il giorno in cui dopo una settimana ce l'ha menata a dire no perché dobbiamo decidere se fare tutto a zona rossa oppure no zona arancione, ma soltanto in alcuni giorni, soltanto se teniamo tipo la mano sul naso e il piede a 90 gradi tipo in alto sollevato per mezz'ora, tipo per intenderci, è stata una gestione che personalmente la ritengo l'ho ritenuta molto fatta male, perché comunque sono stati annunci su annunci eccetera senza qualcosa di... Ciao Rock Gamerman, buonasera, si tratta strategia del terrore, prima Ebola, poi ISIS, poi Covid, poi guerra, poi crisi energetica. Strategia del terrore non saprei dire onestamente. Intanto grazie che sei qui, mi fa piacere che tu sia passato, anche se sono praticamente le 10, ti ringrazio di essere passato. E strategia del terrore no, però è proprio fatto, è stata fatta in un certo maniera, è stata una certa maniera, è stata fatta in una certa maniera perché si è inseguito quello che è il momento, cioè io l'ho chiamata interiormente la dittatura dell'ultima ora, cioè nel senso, proprio perché c'era una situazione in costante evoluzione, tecnicamente hanno avuto praticamente carta bianca sia giornalisti sia politici sia tutto quanto per praticamente mantenere l'attenzione del pubblico, ok? Perché al netto di tutto, uno si chiama strategia del terrore, qualcun altro ha adoperato anche dei termini ancora più neri, fra cui anche termini di strategia della tensione, che se non sapete che cos'è, da un lato io vi ritengo fortunati, dall'altra io invece vorrei invitarvi a leggere in che cosa consisteva la strategia della tensione, che ritorna praticamente agli anni di piombo dell'Italia. E è stata effettivamente una continua tensione in cui, nel momento in cui si è creata la condizione, è arrivato il giorno, dicevo, in cui si doveva discutere delle restrizioni, cosa è successo? Sono arrivate praticamente altri annunci su questa o quella direzione che era stata presa, venivano raccontate come se fossero effettivamente delle direzioni prese per concreto, soprattutto a livello di lancio delle notizie, lancio di titoli, eccetera. E cosa ha portato? Ha portato fondamentalmente a un'ulteriore angoscia, perché non si sa... Se noi adesso abbiamo paura di ulteriori chiusure, se abbiamo paura di ulteriori ritorni di Covid, eccetera, eccetera, a prescindere da quelle che possono essere le vostre opinioni in merito, ok? È anche colpa di questo tipo di gestione della situazione Covid, perché di punto in bianco una settimana si poteva fare questo, la settimana dopo non si poteva, poi addirittura a due giorni veniva deciso all'improvviso di chiudere tutto con conseguenti problematiche poi che abbiamo visto perfettamente. Ma a me interessa più che altro la questione della FOMO, cioè della paura di restare tagliati fuori, perché fino all'ultimo si è creata praticamente una continua ricerca, si è operata una continua ricerca dell'attenzione della persona, del lettore, della persona che comunque sarebbe stata coinvolta in quella che effettivamente è una faccenda anche più grande della persona stessa, perché comunque non abbiamo avuto alcun controllo su tantissime cose. Ma vai a parlare con gli altri, è stata la migliore gestione. Allora, amici, concittadini, patrioti, visto che ieri abbiamo nominato Giulio, l'altro ieri abbiamo nominato Giulio Cesare, io a sto punto continuo. Allora, se volete, io vi dico soltanto questo e mi permetto di dire una roba molto veloce. E non è stata la migliore gestione, non è stata la migliore gestione, ma
non è stata neanche, cioè, ma non è stata neanche qualche cosa da elogiare in toto, sicuramente. Ci sono state delle problematiche evidenti, ancora adesso le portiamo, perché se abbiamo tutta questa sfiducia nei confronti di qualunque decisione che viene presa per noi, per il nostro bene, è anche per colpa di questo. E questo lo dico a prescindere da quello che possono essere le... Abbassa un pelino, pelino la musica, sì, subito, perché no? Anzi, vedi che c'è? Vedi che c'è? Ma io a The Dig non ci voglio giocare adesso, basta. Mi sono reso conto che poi tra l'altro ho notato che ho scritto Chrono Trigger 9, ma in realtà sto parlando di The Dig, evviva. Evviva. Facciamo che parliamo proprio d'altro, va? Parliamo di altro, che è meglio. Niente The Dig, mi sono rotto. Mi sono rotto, punto. Facciamo un bel... Just chatting, dai, che non c'ho proprio voglia. Sono stanco, poi è troppo cervellotico The Dig, magari lo recuperiamo domani, va? Perché no? Just chatting. Poi ditemi se... se si vede bene, eh? A proposito, così almeno abbiamo anche un intervento... magari prima partita lo togliamo, anche backseating. Così, perfetto. Voilà. Ditemi, adesso aggiornato, ditemi se si vede bene. Comunque dicevo, onestamente si è creato veramente questa cosa, perfetto, si è creata questa cosa secondo la quale fondamentalmente chiunque avrebbe potuto vedere la propria vita messa a soqquadro dal giorno alla notte senza una vera e propria certezza, e in parte è dovuto anche a quello che viene chiamato FOMO, cioè il fatto che siano stati fatti annunci su annunci in cui a volte si avevano delle idee discordanti, a volte si avevano anche dei progetti discordanti, o comunque c'erano proprio delle frasi assolutamente discordanti, è dovuto anche e soprattutto al fatto che in tante occasioni si cercava soltanto di mantenere l'attenzione, perché comunque quali sono stati i primi organi di diffusione delle informazioni? Ovviamente i giornali, no? Ora, un giornalista può avere tante colpe, però mai come nel momento in cui è scoppiata la pandemia si è visto il limite massimo dell'informazione italiana, e lo dico da persona che purtroppo ha iniziato a interessarsi di informazione nel periodo più brutto dell'informazione stessa, cioè non tanto la pandemia quanto il periodo che va, diciamo, dal 2004 fino a adesso, ma anche un po' prima, diciamo così, perché comunque ancora non si parlava di pandemia, ancora non si... Cioè, l'unica pandemia che ricordo è stata la SARS, per intenderci. Però ogni volta che c'è un qualche cosa che emerge, c'è sempre questa cosa dell'ultima ora, dice è successo questo, è successo quest'altro. E si ha sempre questa fame di sapere di più. Perché ovviamente sono notizie magari incomplete, sono magari notizie che non hanno fondamento, perché ce l'hanno il fondamento, però sono notizie che non sono mai approfondite più di tanto, ma che vengono fatte in aggiornamento, vengono lasciate in aggiornamento volutamente perché sanno che la gente poi ci può tornare, capite? E questa cosa l'ho vista papale soprattutto con la dipartita della regina Elisabetta. Ora, io so benissimo che c'è un protocollo specifico per quanto riguarda la dipartita di un reale, ok, di un monarchico inglese, perché comunque se ne parlava già in tempi non sospetti, quando ormai la regina c'aveva 80 anni e ancora non si sentiva parlare di ma c'ha gli acciacchi, sta per morire, così, cioè ancora si facevano i meme sul fatto che fosse sopravvissuta a tantissime cose, e tanti altri sono morti, lei no, quindi era tipo lei era l'Highlander per queste meme. E anche qui torneremo su questa cosa. E c'è stata questa cosa, questa continua ricerca della, diciamo, dell'attenzione del lettore o comunque della persona che si era appena interessata al fatto che, oh, ma sta per morire la regina. È vero. Ovviamente si è ricreata la stessa condizione di angoscia pilotata, diciamo così, con l'affermazione. Il piano London Bridge è studiato da anni, è normale, ma certo, ma perché hanno un protocollo specifico. Che deve essere seguita anche perché comunque nel momento in cui muore la regina, i funerali sono un obiettivo militare e politico. Quindi è difficile che effettivamente ci sia un qualche cosa che debba andare storto, perché adesso è tutto programmato nel ben più piccolo dei dettagli, ok? Nel più piccolo dei dettagli. Oggi non so parlare italiano, chiedo scusa, ma sono stanchissimo.
E quindi è straevidente, in un certo senso, che non ci potevano essere delle fuoriuscite di notizie, non potevano esserci delle fughe di notizie. Però giornalisti, giornali, videogiornalisti, telegiornalisti, troupe d'assalto, tutto quello che volete, hanno fatto una cronaca all'insegna del guarda questo dettaglio, questo dettaglio sicuramente significa qualcosa, secondo te che cosa può essere, scoprilo soltanto continuando a seguire la live sulla morte della regina Elisabeth. Cioè, ragazzi, non so voi. Olivia Benson, buonasera, ma che bello vederti. Se ti stavi aspettando un videogioco, spero di non deluderti, perché avevo una mezza intenzione di giocare a The Dig, ma abbiamo preso una discussione abbastanza alla larga e volevo sapere anche la vostra opinione, insomma. Questo è... Facciamo che questo ormai è un cronocast improvvisato a questo punto. Grazie per il lurk, a proposito. Grazie di essere passata. È bello sapere che sei qui. Quindi, questa continua spettacolarizzazione, questa continua attenzione ossessiva per il benché minimo dettaglio soltanto per... Perché cosa? Per un appuntamento di una notizia. Cioè, hanno fatto tutto per mantenere ovviamente gli occhi puntati su quello che è una notizia che effettivamente è assolutamente epocale. È assolutamente epocale, che comunque cambiano tante cose, cambia la pagina di storia, cambiano tantissime cose. Però a questo punto che succede? A me viene in mente quanto è stata imposta come icona la regina Elisabetta. E non sto dicendo che, ah vabbè no, perché c'è un programma dall'alto che ha portato una cosa del genere. No. Parliamo a livello di comunicazione, di mass media, a livello proprio terra terra, ok? Non mettiamo in mezzo robe tipo, che ne so, i rettiliani o, non so, qualunque tipo di complotto a cui una persona può... qualunque tipo di fantasia di complotto a cui una persona può tendere per dare delle spiegazioni. Perché, come diceva l'ottavo dottore, gli esseri umani sono degli animali, sono delle persone interessanti, perché vedono praticamente dei pattern, vedono praticamente delle strutture di pensiero là dove invece non ce ne sono. Ed è un modo anche che abbiamo noi per dare un senso a tutto il mondo, cioè se c'è qualche cosa che un po' ci turba, che un po' di cui abbiamo soltanto degli indizi ma non abbiamo effettivamente qualcosa di concreto, cerchiamo di dare una cornice narrativa affinché poi quei dettagli diano una visione generale. È normale, lo facciamo con qualunque cosa, lo facciamo quando ci sono dei dettagli mancanti, cerchiamo di dare una una cornice che sia a livello di completezza, sia la più completa personale, cioè completa perché deve dare un senso alla vita stessa che noi stiamo vivendo. In quel momento lì non riusciamo neanche a fornire, non riusciamo neanche a completare i pezzi del puzzle, perché pensiamo che ci manchi qualche pezzo, e quindi cerchiamo di avere un'idea di quella che è l'immagine che dovrebbe emergere da quel puzzle. Non so se mi spiego. Però ecco, quanto è stata imposta come icona a livello proprio di mass media, eccetera. Lo dice, giustamente Schloven dice, è un capo di Stato da 70 anni, volente o nolente, è passata attraverso momenti storici. Sì e no. Sì, è un capo di Stato da 70 anni che ha vissuto momenti storici molto importanti, e sappiamo anche benissimo quali, non sto neanche qui a raccontarveli. No, perché comunque parliamo di qualche cosa, io sto parlando a livello proprio di idiosincrasie, di icone, cioè proprio di formazione delle icone, ok? Perché prima è successo con Lady Diana, ovvero che poi sono stati, adesso si ricorda di più Lady Diana, ma in realtà ci si dimentica che è stata chiamata per tanto tempo la principessa triste, che c'è stata tutta una narrazione nei confronti di Lady Diana che ha monopolizzato la conversazione dei reali inglesi. Sono tutti espedienti per mantenere poi, diciamo così, l'attenzione su quelli che sono che sono effettivamente delle figure di potere. Ora, a prescindere, di nuovo, a prescindere da quelle che possono essere le vostre opinioni in merito,
e vi invito anche a esprimerle qua in chat. Io non ho paura e voi non ne dovreste avere, perché onestamente la chat è aperta, basta che si mantiene un'area di rispetto nei confronti delle idee e delle persone. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare a tutti. C'era anche Grace Kelly, bravissimo Sloven, la figlia Carolina, assolutamente. Infatti Monaco, per esempio, i reali di Spagna, per carità. Però io parlo proprio della formazione dell'icona della regina Elisabetta. Il saluto a giro di polso, i colori sgargianti, tutto quello che doveva essere l'identificazione di una persona. Non so se mi spiego. Non tanto del potere che essa rappresenta, quanto piuttosto della persona. E io dico, quanto è stata imposta come persona? Perché si è creato praticamente un movimento di assoluto interesse nei confronti di qualche cosa che fondamentalmente non dovrebbe essere vista esclusivamente come umana. Cioè, lo è. È una persona che decide, che ha deciso per la propria popolazione, perché comunque l'Inghilterra ha anche una storia di colonialismo. È più che evidente quello che ha fatto l'Inghilterra per tantissimo tempo, e ancora adesso ne paga ancora lo scotto, intenderci. Però c'è stata questa cosa del voler assolutamente far vedere che è morta un'icona di stile, quanto piuttosto una figura di potere. Non so se mi spiego. Anche la FOMO che si è generata, quindi la paura di perdere di vista quella che potrebbe essere appunto l'annuncio grande, ovvero che sta morendo la regina Elisabetta, è stato in qualche modo una specie di scambio equivalente. Cioè, nel senso, si è voluto parlare del fatto, si è voluto portare l'attenzione su una notizia che prima o poi sarebbe accaduta, in ogni caso, che sia capitata ieri, che se capitava tra 2 o 3 giorni è un altro conto. Però mi dà problemi alla connessione al chat. Mi dite un attimino se mi sentite. Mi sta dando problemi la connessione alla chat. Mi sentite? Comunque in ogni caso continuo comunque a dire quello che stavo dicendo. Cioè, si è voluto creare praticamente una dimensione entro la quale assolutamente quello che stava per accadere era importante, bisognava assolutamente seguire. Ed è una visione tossica del mondo. Cioè, non è che dobbiamo essere assolutamente necessariamente attaccati a quello che accade nel mondo. Non necessariamente a tutto. Ok, Sloven mi dà la conferma che mi sentite. Perfetto. Non necessariamente dovremmo stare a seguire e a sentire tutto. Non so se mi spiego. Perché non siamo fatti per seguire tutto e non siamo fatti neanche per ricevere un sacco di informazioni tutte insieme. Siamo fatti innanzitutto per raccogliere informazioni, questo sì, ma elaborarle. Abbiamo il nostro tempo, le nostre tempistiche per elaborarle, ok? E il fatto che si sia istituito, fra parentesi, una live fiume in cui si è parlato dei dettagli che dovrebbero dare la conferma che la regina sia morta, tutto quello che volete, a me onestamente ha fatto male. Forse perché ho una, non so, forse ho una visione strana delle cose. E perché io non sono quella persona che si deve interessare, cioè ho imparato, diciamo così, a disinteressarmi, a disinnescare quello che potrebbe essere l'interesse tossico, quell'interesse del oh mio Dio, se non vengo a sapere esattamente tutto, se non vengo a sapere esattamente il dettaglio preciso che mi permette di capire se questa è una cosa importante o meno, io non riesco a vivere. E ho imparato a disinnescare questo interesse tossico, perché è un interesse che al netto di tutto può comportare anche tantissimi
dolori personali, perché comporta anche l'idea che comporta anche qualcosa di compulsivo, comporta anche qualcosa di distruttivo, sia della propria attenzione che di tantissime altre cose. Perché non so se, cioè, come ho detto anche l'altra volta, è tutta anche una questione di abbonamento, cioè spesso e volentieri lo si fa apposta a rilasciare informazioni volutamente monche o comunque approssimative per fare in modo di vedere chi effettivamente vuole interessarsi, ma viene posto in maniera tale da costringere la persona a interessarsi, ok? E questa cosa del fatto che però ci sono degli indizi che, allora, non abbiamo nulla di certo, cioè questa dovrebbe essere la frase chiave, non abbiamo nulla di certo, però ci sono degli indizi e ci sono delle avvisaglie, ci sono delle cose che ti fanno capire che sta per accadere qualcosa di importante. Cioè, ragazzi, ma se succede, succede, punto. Cioè, la soluzione è in costante evoluzione, la situazione è in costante evoluzione, perché dovremmo interessarci di ogni minimo dettaglio? Aspettiamo quando abbiamo qualcosa di più in mano. E poi c'è questa faccenda della normalizzazione continua del potere, o comunque di alcune cose che secondo me io trovo assolutamente problematiche, soprattutto per come è stata esposta anche la figura della regina Elisabetta. Cioè, vi ricordate i memini del piccolo George? I memini dei baby George che ti disprezza, che guarda mamma lo scaldapoveri, e indicava direttamente il sole, no? Oppure c'è sempre questa cosa che l'eccessiva umanizzazione o l'eccessiva personalizzazione o personificazione, chiamatela come volete, di un New scorcettate su Crono Maestro, scoperta la sua vera identità e non immagineresti mai chi si nasconde dietro. Chi è qui per scoprirlo? Cazzo, ma hai scoperto, Shloven? Adesso sono costretto a cliccare. Cazzo, sto cliccando su clicca qui e non mi succede niente. Minchia, veramente me l'avrei veramente posta. Me l'hai servita su un piatto d'argento, complimenti. Però ecco, di nuovo, e sempre questa cosa che dice no perché il principino, cioè il vezzeggiativo, il diminutivo, il principino George, Giorgetto, il piccolo baby George, cioè, ma solo io ho provato un brivido di terrore nel sentire queste cose. Era per fare un esempio di bait. Anche, sì, ma io parlavo proprio in generale, parlavo proprio della normalizzazione a livello anche di meme, perché dice, vabbè, ma ti fai una risata, non ci pensi. Quello. È una risata e non ci pensi tante volte. Ora, non voglio dire che se adesso qualunque meme è pericoloso perché è una cazzata. Non è quello. Però l'idea che ci sia comunque una cosa di fondo che permette di dire, ma sì, dai, ma è una figura a cui tutti fanno riferimento, ma a furia di ripetere quel tipo di immagine, quel tipo di retorica, si crea comunque una narrazione, si crea comunque una cornice narrativa, e dentro quella cornice narrativa si può dire la qualunque, si può dire tutto il contrario di tutto. E io tante cose, per esempio, sulla regina Elisabetta non le ho mai capite. Io dico, ma perché io mi devo interessare al netto della caratura storica, perché io mi dovrei interessare al fatto che la regina Elisabetta fa ciao con la manina nella maniera sua? Oppure perché mi dovrei interessare al fatto che indossa colori sgargianti e ogni volta mi vedevo tipo gli articoli e vedi gli articoli tipo che fanno il timelapse dei colori dell'arcobaleno della regina che indossa veramente tutti i colori dell'arcobaleno? E perché mi dovrei interessare al di fuori del mero interesse storico di una persona al governo? Cioè, intendiamoci. E questo mi porta a pensare. E questo mi ha portato a pensare. Scusate, era la bottiglia d'acqua. E questo mi porta a pensare a quanto involontariamente arriviamo a idolatrare, o comunque a dare per scontato, tantissime cose nella nostra vita. Del tipo, avete mai sentito, cioè sicuro sì, avete mai sentito parlare del corsivo? Sì. Tipo quello che c'è questa ragazza che
vuole insegnare il corsivo, che poi in realtà è un modo strano di parlare, o comunque per far intendere comunque come si sta evolvendo la lingua, no? Io non ho mai saputo nulla del corsivo finché qualcuno non mi ha detto: vabbè, ma chi parla corsivo è scemo. E io ho detto, le mie domande sono state: uno, cos'è il corsivo? Due, perché dovrebbe essere considerato scemo? E oppure, ecco, come quando, tipo, che ne so, era uscito, stavo guardando tipo i giochi da GameStop. Stavo guardando, perché oggi le varie cose sono capitate anche su GameStop, da GameStop, perché siccome dovevo aspettare che arrivasse il treno, sono capitato praticamente in un centro commerciale dove c'era il GameStop. Ho detto, quasi quasi vedo. E c'erano due o tre ragazzini che hanno preso praticamente Kingdom Hearts 3. Hanno preso Kingdom Hearts 3 e c'era questo ragazzino che lo voleva. Che lo voleva assolutamente. Vabbè, in Italia si idolatra da qualunque, vabbè. Lasciamo perdere. Anche lì, stream a parte, soltanto per dire due cose. Però ecco, c'era questo ragazzino che lo voleva acquistare, no? Che poi alla fine non l'ha preso, ma l'ho preso io quando poi se n'è andato questo ragazzino. Però gli hanno detto, no, non lo comprare perché è una merda. E il ragazzino si è girato. Adesso l'altro che ci aveva avuto tipo 4-5 anni più di lui. E gli ha detto, ma scusa, ma a me piace Kingdom Hearts, perché non lo dovrei prendere? E l'altro gli ha risposto, perché è una merda. Ma non gli ha fornito un motivo per cui facesse schifo. Poi uno dice, ma perché il gioco è così, ma perché il gameplay è così, ma perché la trama gli manca questo e gli manca questo. Ragazzi, ma a una persona gli può piacere una cosa monca? O deve necessariamente rispettare i crismi di qualche cosa nello specifico? Cioè, a quali crismi io devo far riferimento perché mi piaccia qualcosa? I miei gusti? O quelli di qualcun altro? E lo stesso vale anche per tutte quelle persone che si sono imposte, perché poi alla fine sono figure imposte, tipo, la regina Elisabetta è così, oppure, non lo so, questo modo, cioè, queste persone sono così, o questa musica è fatta così e fa schifo, oppure è sbagliato, oppure è giusto, oppure è la cosa migliore che possa capitarti, cioè, che fine ha fatto il vado a cercare ed esplorare e vado a prendermi e vado a cercarmi rogne anche a volte? Cioè, il piacere della scoperta, no? Che fine ha fatto? Cioè, che fine ha fatto la voglia di dire, ok, mi piace questo, voglio provare qualche cos'altro. Poi magari non mi piace, però ho fatto di testa mia. Cioè, ho scoperto che non mi piace perché ci ho sbattuto io la testa, ci ho sbattuto contro. Ma mi è piaciuto sbatterci contro in quel caso? Sì. Ci ho perso qualcosa? No. Che cosa ci ho perso? Semplicemente che quella cosa non mi è piaciuta. Punto. Fine. Finita lì. Cioè, non è qualcosa di... Cioè, perché io, per esempio, perché io devo necessariamente stare a sentire una persona che mi viene a dire ma la regina Elisabetta era importante? Sì. A livello storico, sì. Cioè, 70 anni e passa di governo... Cioè, 70 anni e passa di regno, voglio dire. Tanto di cappello. Ma perché mi deve interessare necessariamente che fa quel saluto in quella maniera? O che c'è stato questo che questo protocollo prevede determinate cose. Quindi, invece di spiegarle in maniera semplice e diretta, si mettono a dire: perché vedi, ha messo il cravattino, anche se sono passati 5 minuti ancora non sappiamo niente in merito, sicuramente c'è qualcosa sotto, e quindi devi necessariamente interessarti a quello? Non ha senso. Perché io devo interessarmi? Perché mi devono dire qualcosa? Perché devono dire a me di che cosa mi deve interessare quando dovrebbe piacere a me quello che può? Cioè, dovrei essere io il primo interesse, no? Non quello degli altri. Non gli altri, io dovrei essere il primo interesse. Crono, sono 3 anni che mi pigliano per i fondelli sui social perché a me piace la Slovenia. Supporto le nazionali slovene e studio la storia e la cultura slovena. Perché sono italiano, devo tifare l'Italia e difendere l'Italia. Quello è un altro paio di maniche. Apriti cielo su quello, te lo giuro. Apriti cielo. Perché io sono una persona che non segue il calcio. Non lo odio, non mi piace.
Non ho amore né odio nei confronti del calcio, semplicemente so che esiste, però non lo seguo. Ma io vi racconto una storia. Vi racconto una storia di quando io, facciamo, quando è stato? Quando è che ha vinto? Quando è che ha vinto l'Italia mondiale? 2006, no? 2006, ok, 2006. Sì, perché la vince, cioè, dai, non posso dimenticarlo perché c'era un gran trambusto la notte in cui ha vinto l'Italia. Tecnicamente dovrei avere un attimino, un po' di, come posso dire, un po' di conoscenza in merito. Ecco, nel 2006, anzi no, ancora dopo, 4 anni dopo, 2010, e che non sono riusciti a entrare, insomma, a qualificarsi per andare poi in finale, e avevo riallacciato i rapporti con una persona che non vedevo praticamente da diversi anni, ok? È una persona che faceva parte di un vecchio gruppo al quale io ero particolarmente legato prima che poi finisse tutto, insomma, con un patatrac enorme. E con questa persona poi avevo deciso di riallacciare i rapporti perché tanto non lo vedevo, poi si è scoperto che avevamo gli stessi problemi con la stessa persona e quindi avevamo cercato di legare subito, no? Ed era la sera in cui giocava l'Italia contro una nazionale che adesso non ricordo, e che poi effettivamente finì con la vittoria dell'altra nazionale, che poi ha portato alla fine della carriera, insomma, italiana per quell'anno lì. E mi ricordo che eravamo andati al pub e lui aveva scelto quel pub. Lo chiameremo. Come vogliamo chiamare? Lo chiamiamo. Non lo so, Sora. Vabbè, dai, lo chiamiamo Sora perché era di Sora. Non perché era Kingdom Hearts, ma perché era di Sora. E lui aveva scelto proprio quel locale con quel pub, aveva scelto quel locale con quella specifica, eccetera. E abbiamo preso una birra, poi a un certo punto Menandro, no, va bene Sora, fidati, va bene Sora. E aveva scelto quel locale per quella serata, eccetera. Accendono la televisione e parte ovviamente la diretta dallo stadio con l'Italia e tutto quanto, e tutti che si girano con le sedie a guardare sto televisore, immediatamente tac, così a guardare la televisione. E io onestamente guardavo, e io avevo disinteresse per la cosa, nel senso, c'era lì il televisore, mi giro soltanto per guardare, così ogni tanto parlavo con Sora, e a un certo punto mi fa: ma non sei contento di essere qui? Io ho detto no. Perché, cioè, sì, sono contento perché ci sei tu, ma c'è il calcio, non mi piace. Ma ha messo la mano sul braccio, sfodera sto sorriso a 32 denti e mi fa: sì, ma ti piace. In quel momento lì io mi sono sentito ho provato un forte disturbo. Ho detto: ma lo stai decidendo al posto mio? Lo stai facendo perché? Perché ti devi togliere un po' di questi pregiudizi che hai nei confronti della nazionale italiana, che io, fra parentesi, ho sempre detto non la seguo. Cioè, non seguire non significa che la odio o che tifo contro la nazionale italiana, semplicemente non la seguo, punto. Cioè, che cazzo devo dire, che cazzo devo fare? È stata la prima e ultima volta che ho tentato di... Cioè, è stata la prima e ultima uscita che ho avuto con Sora, e non mi sono mai più permesso di cercarlo. E lui ha fatto altrettanto, perché penso che abbia capito, insomma, che non c'era proprio questo interesse. E questa è la cosa che veramente mi fa incazzare. Perché se io sono italiano devo necessariamente tifare l'Italia? Cioè, perché devo avere anche questo pacchetto tutto incluso? Intendiamoci. Perché non posso, che ne so... Perché non posso, che ne so, guardare il basket? Perché devo essere costretto a guardare il calcio? O costretto, cioè, perché devo essere... non tanto costretto a guardare, quanto costretto a identificarmi nel calcio come figura suprema di interesse sportivo. Perché invece non posso essere interessato, che ne so, alla scherma o agli scacchi
o anche a League Gaming, perché non posso essere interessato, che ne so, a una squadra italiana che gioca a StarCraft e si mette a fare ad andare contro gli Zerg e a fare casini, cioè. Perché se non tifi la nazionale non sei normale. Oh, allora, definiamo normale. Cos'è la norma? È una cosa nella media? Cioè, nel senso che è normale trovare nella media di tutto qualche cosa che rispecchi una determinata casistica? O è a norma? Cioè, a norma di una legge, di una legge non scritta sociale, una legge politica? Cioè, io queste domande me le faccio ancora adesso. Cioè, uno dice, vabbè, adesso stai facendo tutto casino perché sono le 10:15 e stai andando praticamente in modalità sonno anticipato. No, no, dico sul serio, perché non posso farmi queste domande? Cioè, sì, ok, non è che è una cosa che capita tutti i giorni con tutti, però sono tante cose che mi pongo veramente la domanda. Cioè, sono tantissime cose. Ora, per carità, non voglio dire che adesso siamo tutti obbligati a fare... per fortuna non c'è un obbligo specifico tipo nella legge, però tante volte veramente può capitare che quella persona che ti dice, oh, vieni con me che andiamo a vedere la partita di calcio, e ti deve piacere la cosa. Ricordo che addirittura una sera ero un ragazzino, ancora ero con i miei genitori, ed eravamo andati a Caserta, se non ricordo male, casa di questa persona che fondamentalmente io non conoscevo, però mi era stata presentata come mia parente. I classici parenti che ti capitano soltanto quando c'è tipo il matrimonio, perché così almeno possono mangiare gratis, e poi per come ovvia scusa dicono, ma no, ma non ti ricordi, io sono zia Concettina, la sorella di nonna Belarda che ti ha fatto tanto ridere quando eri piccolino, che poi magari ti ha visto una volta, perché giustamente poi quella volta lì serve soltanto per fare da ponte, ed è fatta, dici, ok, sono parte della famiglia. Questa persona io onestamente non l'ho mai sentita come parente, non l'ho mai sentita come legame. Mi sono sempre detto, ma chi sei? Onestamente, che cosa mi rappresenti? Insomma, che eravamo andati a questa cena, già Concettina ha doppiato Topolino. Oh, no, non credo proprio a Sloven. Oh, io sono una persona originale. Oh, ehi, Pluto, vieni qui. Scusate, è l'effetto Kingdom Hearts che ho comprato. No, ma questa persona non l'ho mai voluta calcolare, onestamente. E quella sera mi ricordo che era stata proprio peggiore, perché questa persona è stata la peggiore che abbia mai avuto fino a quel momento lì, perché questa persona non ha mai smesso di parlare di politica, in particolare di Berlusconi, che io non conoscevo all'epoca perché ero ragazzino e non mi interessava perché ero ragazzino. Ha passato 3 ore e mezza di cena per quell'occasione. Adesso, ah sì, perché lui si stava candidando, e abbiamo scoperto dopo che aveva organizzato quella festa perché si stava candidando, e ci siamo rimasti di merda, mio padre e mia madre soprattutto sono rimasti di merda. E ha passato 3 ore e mezza a parlare solo di Berlusconi, solo di Berlusconi. Io ho detto, vabbè, dai, cioè, basta. E non potevo dire niente quando ero ragazzino, perché ero capitato lì, cioè non è che potessi scegliere dove andare, non potevano certo lasciarmi da sola in casa, secondo loro. E cioè, anche questo, cioè, noi non ce ne rendiamo conto, ma tantissimo di quello che poi sperimentiamo anche nella realtà, molto lo vediamo anche nella vita che abbiamo vissuto prima di tante, di prima di adesso. Cioè, tanto l'abbiamo ereditato anche nel corso degli anni. Non so se mi spiego. E spesso lo... Lo espletiamo in una maniera che spesso non ci rendiamo neanche conto, che ci viene automatico. È una cosa completamente automatica. Dobbiamo accettare questo perché è parte della famiglia, perché sei italiano, perché... Non li chiamerei neanche stereotipi, ma proprio imposizioni fantasma, che però continuano ad aleggiare continuamente nella vita di tutti i giorni, no? Ed è una cosa che onestamente fa ancora adesso mi fa riflettere, perché dico, quante cose diamo, tipo, che ne so, la nostra educazione, quello che leggiamo, quello che assimiliamo quotidianamente, no?
E quanto diamo per scontato tante cose perché siamo affiliati a una certa posizione, siamo affiliati a una nazione, a un gruppo sociale, a una tu la chiami cultura addirittura, Shloven, ma io direi microcultura, sottocultura, che poi fanno parte ovviamente di una macrocultura molto, molto più generale, eccetera. Ma anche lì bisognerebbe farsi due domande, no? Bisogna farsi due domande. A me, io me le farei, personalmente me le farei. E onestamente, quando ho visto questa cosa della regina Elisabetta, ho detto... Ho visto più queste dinamiche, così tanto queste dinamiche, che di punto in bianco la morte di una persona che è stata a suo modo influente sulla scena storica è passata quasi in secondo piano. E lì allora ho visto il limite umano. Ho detto, ecco, se di una persona si tende a ricordare più quello che ha imposto che ciò che effettivamente è stato in vita, al netto di quello che può essere il privato, eccetera, la dice ben lunga sugli effetti della cultura sulla nostra persona. Non so se mi spiego. Perché si tende a vedere di più la persona come un referente di un potere, o comunque di un'immagine di potere che si plasma. Perché comunque cos'è il potere? Il potere arriva da tantissime cose. Arriva dal successo. Essere degli influencer sicuramente aiuta su questa cosa. Arriva dai soldi sicuramente, perché comunque uno status sociale te lo danno i soldi, ti fanno diventare in vista, perché ti permettono di avere dei mezzi che altri per esempio non possono avere o che non hanno. Può arrivare anche dalla conoscenza, se sei abbastanza acculturato, diciamo così. Puoi ambire a mettere soggezione nelle persone che effettivamente elogiano questo tipo di, questa forma di cultura, questa forma di cognizione personale, insomma. È lunga da spiegare, insomma. È lunga. E ogni cosa effettivamente ha un'influenza, e ogni influenza ha un suo centro, in un modo o nell'altro, ha una sua origine. Ma nel momento in cui si tende a vedere una persona più per ciò che non esprime, cioè quello che è effettivamente l'intorno del potere stesso esercitato, anziché la persona stessa, la dice gran lunga sulla deumanizzazione che è in corso su tantissime cose. Spesso si tende, anch'io casco in questa cosa, per esempio quando dico i giornalisti, quando uno usa un plurale si riferisce non tanto a una categoria specifica quanto a una rappresentazione della categoria stessa, perché non sto parlando del giornalista in quanto professionista dell'informazione, cioè una persona che ha come professione la produzione di informazioni o riportare informazioni. Parlo piuttosto di una caratterizzazione, di un'immagine a cui vanno legate alcune cose, vanno legate azioni, influenze, eccetera. Ed è una deumanizzazione, perché nel momento in cui viene accolto all'interno di un plurale perde quella che è la caratteristica di singolarità e viene accomunata a tantissime cose che non hanno, spesso e volentieri non sono neanche parti di quell'insieme, se non per accidente, se non per tangente, insomma. E io non so voi, ma nel momento in cui qualcuno mi dice non mi piace questa band, avete mai sentito parlare, cioè avete sicuramente sentito parlare dei Nickelback? Comunque sono stati anche abbastanza famosi, lo sono ancora adesso, cioè se uno dice Nickelback sicuramente si ricorda la loro canzone principale, no? E c'è gente che per tanto tempo ha continuato a dire io odio i Nickelback, io odio odio il cantante, odio
come suonano, odio. Poi a un certo punto gli si andava a chiedere: ma perché li odi così? O perché non ti piacciono? E la loro risposta è sempre stata, allora di queste persone che dicevano così, è sempre stata: perché sono appoggiati dallo Star System, perché hanno una visibilità maggiore rispetto a tantissimi altri. E allora a quel punto non è mai un problema di persona, quanto piuttosto di veicolo della persona stessa. Cioè ciò che gira intorno a quella persona, non la persona stessa. Ed è un elemento di umanizzazione. Faccio questo esempio perché l'ho preso da un video degli Innuendo Studios, se non ricordo male, che hanno parlato soprattutto appunto dell'effetto che fa quando una persona, cioè proprio spiega, quando una persona dice non mi piace questa cosa, non sta dicendo effettivamente della persona, della cosa stessa, quanto piuttosto di ciò che gira intorno, cioè quello che mantiene questa immagine della cosa a cui si sta riferendo. E penso che questa sia una cosa che sia applicabilissima anche a quello che è successo, a quello che succede ogni giorno. Non ce ne rendiamo neanche conto che è così. E non ce ne rendiamo conto finché non ci andiamo a sbattere la testa davanti. Ed è così. Perché a volte tendiamo a fare dei pensieri enormemente complessi, ma poi in realtà ci rendiamo conto che giriamo intorno a un problema. E non riusciamo ad affrontarlo perché ci manca proprio la presa ultima in merito. Ci manca proprio la capacità di poter penetrare all'interno del problema stesso e cercare di dissezionarlo nella maniera più asettica possibile. E a questo punto io dico, che cos'è che ci rimane? Cosa ci rimane dopo che effettivamente scopriamo che vediamo soltanto i costrutti della realtà stessa e non piuttosto quella che è la realtà, come la viviamo, che non tanto come la viviamo, per ciò che è, insomma, quanto piuttosto per ciò che è. E io a questo non ho una risposta. Non ho una risposta perché non ho idea di quello che possa essere di quello che possa essere effettivamente qualunque argomento nell'intimo. Sloven, a me per esempio, anche per questi motivi, non piacciono i tizi che hanno vinto Sanremo l'anno scorso. Non so di chi... Sai che non so nemmeno io di chi parli, onestamente. Ma anche per l'atteggiamento, per l'inglese orrendo quando cantano, perché ciancicano. Poi vabbè, torniamo al fatto che in Italia uno fa una scorreggia e diventa paladino degli stitici. Oddio, ti stai riferendo ai Maneskin. Però ecco, di nuovo, Sloven, stai parlando nella stessa maniera che dicevo io prima, delle persone che fanno riferimento a quello che sta intorno anziché alla persona stessa. Perché tu dici non piacciono i tizi che hanno vinto Sanremo l'anno scorso, quindi già usi un plurale. Sì, ok, ti fai riferimento alla band e immagino siano i Maneskin a questo punto. Ma anche per l'atteggiamento, ok, per l'inglese orrendo quando cantano, è ok, perché ciancicano. E poi dopo dici, torniamo al fatto che in Italia uno fa una scorreggia e diventa paladino degli stitici. Di nuovo, non stai parlando di queste persone, stai parlando della struttura che queste persone hanno tirato su. Struttura, come posso dire, struttura pubblica, ok? Una figura pubblica, un costrutto sociale, un costrutto pubblico, e che viene mantenuto. Da che cosa? Da Sanremo, cioè il festival di Sanremo. Quindi anche in questo caso non si sta parlando proprio della persona stessa, stai parlando più che altro del fatto che c'è un sistema che predilige questo tipo di cose. E infatti, esatto, nel senso che se ti toccano ste persone o altre, il commento che ti arriva è rosico e sei invidioso. Ecco, parliamo anche di questo. È sempre questa cosa che a livello, cioè se uno punta il dito su un sistema o su una struttura che dà, che è effettivamente problematica, viene vista sempre a livello superficiale, del tipo vabbè, però lo dici solo perché sei invidioso, perché loro sono hanno successo e tu non ce l'hai. Come sono arrivati a quel successo? Cioè, non tanto come sono arrivati a quel successo, quanto piuttosto quanta fortuna hanno avuto per essere arrivati lì. E non voglio fare accuse di favoritismo, perché non c'è nulla di concreto in questo, e poi si rischia sempre di fare
la figura del brontolone che dice lo fanno perché hanno avuto i classici calci nel culo. Ma ok, al netto di tutto, quanti sono stati fortunati ad aver imbroccato i mezzi giusti, ad aver avuto i mezzi giusti e l'esposizione giusta, che tanti per esempio sognano ancora adesso, tant'è vero che la televisione è piena di reality sulla musica, la televisione è ancora piena di talent. Quanti anni sono passati? Io l'ultima volta che ho acceso la televisione perché mi interessava vedere qualche cosa è stato nel 2006. E ancora adesso ogni tanto quando vado a trovare mia madre, quando capita, o quando mia madre viene a trovare me, accende il televisore e c'è Amici e c'è X Factor e c'è ma ancora mantenendo l'illusione di essere felici perché qualcuno ti ha decretato fortunato. Non so se mi spiego. Cioè, è assurdo. Io lo trovo assurdo. E non voglio dire che i talent sono inutili. No, perché ha tirato fuori comunque delle voci che onestamente meritano. A me piace ancora Giusy Ferreri, per intenderci. Mi è piaciuto anche Marco Mengoni, onestamente. Perché comunque sono riconoscibili, sono orecchiabili. Cioè, se chiudo gli occhi e sento una canzone di Mengoni, riconosco Mengoni. Come riconosco anche la Amoroso, come riconosco anche Giusy Ferreri, come dicevo prima. Ma è la struttura intorno ad esse che mi preoccupa tanto. E mi preoccupa perché si tende a vedere più come sono state bullate perché perché è più facile dare, ecco, meglio dire così, perché è più facile dare una cornice già pronta, già fatta, anziché spiegare come è fatta questa cornice e smontarla e rimontarla a proprio piacimento. Cioè, non so veramente, io a volte mi preoccupo di questa cosa. L'unica volta in cui ho detto effettivamente una persona sta rosicando è stato con la cestista che fece commenti cretini su Luca. Non so chi sia, immagino che sia un... forse avevi citato anche prima, tra l'altro mi è passato davanti perché parlo e a volte non guardo esattamente la chat, perché aveva perso ai quarti, ma roba di... Doncic, poi mi dici tu come si pronuncia perché non so purtroppo tanto lo sloveno, abbi pazienza, dovrebbe avere meno vodka, mangiare meno merendine, parlare meno con gli arbitri. Che quella è una rosicata, perché non entri nel merito, ma un discorso come quello che stiamo facendo io e te ora non è una rosicata, no. Ma nessun discorso, a meno che non abbia... Doncic. Quindi sono due con l'accento inverso, immagino, con l'accento circonflesso inverso. E... perché non entri nel merito, ma un discorso come quello che stiamo facendo io ora è una rosicata. Ma infatti non è una rosicata, cioè nessun discorso sulla persona, a meno che non abbia alcun fondamento, è una rosicata. Cioè nessun discorso sulla struttura intorno a una persona è una rosicata. Diventa una rosicata nel momento in cui tu dici, in cui ammetti platealmente che sì, lo dico perché sono geloso. Poi uno dice vabbè, ma non lo ammetterà mai nessuno. Non è vero, tante persone lo ammettono, però lo ammettono perché poi introducono effettivamente che cos'è che induce gelosia. E tanta struttura è fatta apposta per introdurre gelosia, comunque per introdurre invidia sociale soprattutto, e ancora questo lo si vede perfettamente in quello che è stato fatto con la regina Elisabetta, per raccontare effettivamente la morte della regina Elisabetta. Cioè, so che ho praticamente sproloquiato è passato un anno e la tizia ancora non l'ha ammessa, vabbè, ma prima o poi anche prima o poi tutti i nodi vengono a pettine. Prima o poi anche il più duro dei cuori si infrange, e quando si infrange si spacca, purtroppo va detto, però succede. Lo so che ho praticamente sproloquiato per un'ora e mezza, però come avete capito non c'ho voglia di aprire The Dig, perché veramente mi sta sfibrando. La storia è bellissima, ma veramente gli adigui sono mamma mia, troppo
troppo pesanti. Quindi non sono per, cioè The Dig non è un gioco da portare la sera, me ne rendo conto. Ho voluto comunque aprire questo stream e parlare perché c'è tanto da dire, avevo voglia di parlare con qualcuno, avevo voglia di chiacchierare, di vedere un po' com'è. Sto comando mi piace troppo, by the way. Ma abbraccio, l'ho messo apposta così almeno potete abbracciarvi tutti. Sembra meglio abbracciare che pugnalarsi alle spalle. E onestamente sono troppo contento di avere questa possibilità di sfogarmi usando, in maniera ovviamente costruttiva intendo, usando Twitch per parlare con persone che magari la pensano come me o parlano come me. Sono contento di questo. Sono contento perché può essere una bella piattaforma, può essere usata in maniera positiva, può essere usata in maniera costruttiva. Si possono creare delle comunità e parlare. E questo è quello che conta, secondo me, di creare una comunità su Twitch. E questo lo dico in maniera assolutamente trasparente. Invidio parecchio chi ha già una comunità numerosa e può vantare di avere una comunità non tossica, autogestita, autoregolamentata, che capisce i limiti del prossimo o della prossima. Ma numerosa anche intendo 20, anche solo 20 persone, 10 persone che si ritrovano su un canale, che chattano, che parlano, o anche che rimangono in lurk, che va benissimo. È bello avere un pubblico con cui parlare, soprattutto dopo 10 ore in cui non si riesce davvero a parlare con nessuno se non per incazzarsi, come è successo oggi con i treni, i ritardi e tutto quanto. Quindi io direi che vi ho tediato anche abbastanza, perché alla tua che manca? Ma niente, infatti ho una bella community, anzi sono stracontento. No, semplicemente era un'invidia propositiva, perché comunque vorrei farla crescere bene, curandola bene, in quel senso lì. Anzi, sono più che contento delle persone che ci sono qua adesso, che sono anche solo in lurk, e sono stracontento che gli siamo rimasti fino adesso a sentirmi sproloquiare praticamente. Io vi ringrazio davvero tanto. Facciamo così, io direi che ho praticamente sproloquiato abbastanza. Ci aggiorniamo direttamente domani sul canale Telegram. Se non siete sul canale Telegram, io vi invito caldamente a entrare, a cliccare su questo link, e facciamo che io, se non è domani, recuperiamo direttamente The Dig la prossima volta utile, così almeno lo concludiamo, finalmente ce lo togliamo di mezzo, e poi invece ci risentiamo direttamente qui su Twitch settimana prossima, e così giochiamo un po', eh. Io in questo momento sono assolutamente cotto, mi si stanno chiudendo gli occhi e c'è il rischio che mi addormenti proprio cadendo col naso sul microfono. Non sono abituato più a fare queste cose, sono troppo vecchio per queste cazzate. Ma buono, grazie davvero di essere stati qui con me, e se rimanete un attimino sintonizzati, perché voglio vedere se riesco a effettivamente a fare un ride veloce, e arrivo subito, restate sintonizzati, mi raccomando, arrivo subito. Eccomi, abbiamo praticamente l'imbarazzo della scelta questa volta, ma questa volta sono più che sicuro di dove portarvi, perché c'è una persona a cui io devo assolutamente rendere omaggio, perché
è una delle tante, è una delle tante persone che mi vengono a trovare ogni tanto quando, quando hanno tempo. E vi invito tutti ad andare a trovare Narpone, il nostro Narpone nazionale, che sta portando una versione in italiano di Undertale. E che dire, vi ringrazio di essere stati con me. Scusate se praticamente non abbiamo giocato questa sera, ma onestamente io ero troppo provato per fare la qualunque, non ero per niente, non sarei stato per niente concentrato. E sì, è in italiano, però voglio vedere anch'io com'è traduzione, dai, perché non di solo inglese vive l'uomo, insomma. Quindi, che dire, noi ci vediamo direttamente lunedì e venite sul canale Telegram, che così almeno ne parliamo anche per quanto riguarda le nuove cose da portare e per tanti annunci e tutto quanto. Grazie davvero di tutto, buonanotte e grazie per essere stati con me. Scusate la live un po' estemporanea questa volta, ma davvero ero stanco. Ciao bella gente, buonanotte.